Se volete possiamo rin... Porca pu... Io devo stare zitto perché ogni volta che dico una cosa succede il resto. Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi torniamo in una nuova prova a non spaventarti. Chiaramente, come avete notato da queste bellissime cuffie, oggi probabilmente resterò secco, quindi vi chiedo soltanto una cosa: di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché se non lo fate vi vengo chiaramente a cercare e vi picchio con il telecomando. Seguitemi qua su TikTok, dove avrò sicuramente caricato un bellissimo mio infarto che avrò preso e avrete visto anche inizio video di sicuro. Quindi io direi di non perdere altro tempo. Siamo nel video That Girl Cursed Her Family. Quindi in poche parole, la ragazza morta ha maledetto la sua famiglia. Mi pare che anche uno precedente, o non mi ricordo quanti precedenti fa, avevamo visto un altro che aveva maledetto. Quindi che bello! Tutti che maledicano, li mortaci vostra! Nella speranza di non essere io maledetto a mia volta, o voi, se non vi iscrivete al mio canale, io direi di non perdere altro tempo e andiamo a prenderci un bellissimo infarto. Perché oggi ho detto, mi sveglio e prendo un infarto, perché tanto non ho altro da fare. Mannaggia a me. Vai! Ah! Sia! Tranquilli, perché se voi vedete scuro lo vedo ancora di più io. Ragazzi? Ah! Animali, fazzoletti, parte 1. Attenzione, vuol dire che ci sarà anche una seconda parte. Fatemi sapere se la volete vedere, se ovviamente l'ha già fatta. Ovviamente vi lascio sempre il link e il video originale in descrizione. Ragazzi? Ragazzi? Ehi? Secondo me non vuole essere disturbata. La chiameremo... Porca pu... La chiameremo porca pu... Porca pu... Secondo me, ripeto, non vuole essere disturbata e posso assicurarvi che non la disturberemo più. Perché finisce qua il video. Ciao! Ho perso 45 anni di vita. Sono passati 10 secondi di video. Porca miseria. Stavo dicendo, la chiameremo Alice. O in questo caso, visto che è tutta in inglese, la chiameremo Alice. Così, completamente a caso. Quindi, dopo ho perso 20 anni di vita, penso che possiamo andare avanti. Lì mortacci vostro. Fatemi sapere voi se vi siete spaventati o se sono io l'unico cagasotto di questo mondo. Vai. Alice! Do you need help? Ragazzi? Ragazzi? Porca! Alice? 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 Ah! Mi trovo bassissimo il volume sperando che non rimbombi nelle cuffie. Oh! Vabbè. Questa è la casa in Australia. E i miei parenti in Australia, i miei amici in Australia. Sapete che tanto in Australia ci sono super mega problemi, quindi... Alice? Oh. Porca... Chi era quella tizia gnocchissima là dietro? Va bene, va bene. Comunque sempre, ho sempre saputo che in famiglia abbiamo sempre bellissimi personaggi. Penso che... Vi lascio qua sopra una compilation bellissima della famosissima casa in Texas, molto uguale all'originale. Tacci vostra. Andatevela a recuperare perché è fantastica come compilation. Ho perso solo 40 anni di vita e mi sono rotto un ginocchio. Mega spoiler, ma dettagli. Andiamo avanti. Ve la lascio anche a fine video. Ah! Ah! Arca puttana! Ma sì, Goku! Che cacchio diventa tra Goku e... coso? Stavo dicendo... a parte che capelli ho! Vabbè, stavo dicendo tra Goku e... coso? Harry Potter? Si è incazzato! Quel mostro si è incazzato! Speriamo che non sia Alice leggermente nel suo periodo! Ragazzi? Alice? Porca! Alice!
Aspettate che mi rimetto dei capelli normali. Fuck you. Fuck you. Forse non mi bloccano il video in italiano. Me lo bloccano in inglese. Ok. Eris, sei una bruttissima ragazza, te lo dico, eh. Body shaming per il Pingu. Beh, comunque un bel posto. Se volete possiamo ri... Porca pu... Io devo stare zitto, perché ogni volta che dico una cosa succede al resto. Volevo dire, volete che ristrutturi... Non ce la faccio a parlare. Taglia! Volete che ristrutturo questo bellissimo posto, visto le grandissime doti su House Flipper? Fatemi sapere se volete di nuovo il ritorno su quella magnifica serie. Intanto ho preso 4 infarti in 10 secondi. Bene! Ottimo. Elis! Sai che ti voglio bene, no? Porca bu... Elis, hai rotto il c***o. Hai rotto il c***o. Ah, cioè, Elis ha deciso di mettersi delle luci della macchina negli occhi perché sta facendo gli abbaglianti. Perché? È diventato bad driver soffitta, gli dà colpo. Elis? Ma non capisco... Ah, si sta tirando una testata. Chi sei? Zidane? Ah, oh? Elis? Are you okay? Mannaggia te!